Fabio Cerofolini, è il primo anno che vede da presidente l'inizio dell'attività dei suoi ragazzi. Abbiamo visto è un gruppo variegato, ragazzi delle categorie dilettanti, dalla terza categoria, insieme anche a quelli che arbitrano e dirigono partite nelle categorie professioniste. È la soluzione migliore questa per aiutare i ragazzi a crescere? Sì, è la soluzione migliore. Qui ci sono i ragazzi non solo della terza categoria, ma addirittura che arbitrano gli esordienti dell'ultimo corso. Ma ho visto diversi ragazzini di 15 anni. E certamente essere assieme a correre al collega che già fa le partite importanti di Serie C, per non parlare di chi è già a livello nazionale in Serie B e in Serie A, è sicuramente un aspetto molto importante, emotivamente molto coinvolgente, che quindi fa sì che questi ragazzi seguano, sono già un bel gruppo e seguono con attenzione la preparazione. La storia della sezione Aia di Arezzo è una forse delle più importanti, no? Anche nel panorama nazionale, al di là del presidente attuale. Sì, è certo che dirlo oggi è sicuramente, avere il presidente dell'Aia sicuramente è il numero uno, insomma, la sezione di Arezzo, però ha sempre avuto una storia importante, fin dai tempi della sua fondazione, con uno dei presidentissimi della sezione di Arezzo che era Luciano Giunti e poi Giancarlo Felici. Questi sono stati veramente due pilastri. Dopo Giancarlo Felici si è succeduto Carlo Polci e Giancarlo Chiappini da un mese e cinque giorni è il sottoscritto. Possiamo chiedere come sta andando un bilancio anche se è passato poco più di un mese? Diciamo sta andando bene, ho trovato veramente un grande entusiasmo, un gruppo di ragazzi giovani, molto giovani, che mi seguono con grande partecipazione. Abbiamo passato, e purtroppo ci è toccato interromperle, delle splendide serate in sezione a guardare le partite dell'Italia, quindi anche questo ha contribuito sicuramente a creare dei momenti importanti di aggregazione. E però già vedo che con gli allenamenti, con altre manifestazioni che facciamo, i ragazzi seguono. Insieme a questo, ho inserito all'interno del consiglio del gruppo dirigente ragazzi con un passato importante o comunque persone anziane sempre vogliose, sempre presenti in sezione, sempre vogliose di partecipare alla vita sezionale, e pertanto credo che ce la metteremo tutta per fare un bel lavoro.